Salve a tutti amici youtubers e bentornati dal vostro Gatorreggio Rosso 94. Allora, so bene che sull'argomento Eliminazione Italia ho già fatto diversi video a riguardo, contando ovviamente le recensioni post partita, le pagelle di ogni partita, sia andata che ritorno, e ieri il commento sull'ironia e sulla presa in giro di Ballack nei nostri confronti e un'analisi in generale sui nostri tifosi. Però mi sembra assolutamente giusto e doveroso fare anche un video di ringraziamento, diciamo una sorta di tributo per tre storiche bandiere di questa nazionale che purtroppo hanno lasciato appunto la maglia azzurra. Sto parlando ovviamente di Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli e, per noi romanisti più importante di tutti, Daniele De Rossi. Diciamo che per Barzagli e Buffon era anche scontata come cosa, però io francamente da De Rossi non me lo sarei aspettato. Vero che ha sempre 34 anni, però pensavo che almeno per l'Europeo tra 2 anni ci sarebbe stato. Invece ha annunciato ufficialmente che avrebbe lasciato spazio dopo questa partita agli altri giovani, perché ha fatto tutto il possibile per questa maglia. Ci sono rimasto un po' male, però ovviamente capisco la sua decisione. Volevo fare questo video per ringraziarli. Ringraziarli soprattutto per le grandi cose che sono riusciti a fare con la maglia della nazionale, perché sono gli ultimi tre superstiti, se così si può dire, della storica cavalcata del Mondiale 2006 in terra tedesco. Un mondiale nella quale nessuno ci aveva dato da favoriti, almeno all'inizio dei gironi, ma che siamo riusciti comunque a vincere nonostante tutto, grazie a una cosa che proprio in questi giorni, proprio in queste partite, è mancata completamente. Indipendentemente dall'aspetto tecnico. Lo spirito di gruppo. Per carità, quell'Italia anche a livello tecnico era molto più forte di questa, però aveva uno spirito di gruppo in ogni suo componente. Persino i giocatori che erano stati utilizzati col contagocce si sentivano partecipi di quella spedizione. E per me quella è una cosa veramente incredibile, la cosa più importante che serve per vincere titoli e per vincere mondiali, avere spirito di squadra e spirito di gruppo, cosa che in questa Italia purtroppo non si è vista, se non si è vista soltanto individualità messe male in campo da un allenatore incompetente. Ma non voglio fare questo video per criticare l'operato di Ventura, perché ci hanno pensato già tante altre persone e dire le stesse cose alla fine non porta nulla. Voglio semplicemente analizzare in maniera molto breve quello che questi giocatori hanno fatto sia individualmente che con la nostra nazionale, perché mi sembra comunque giusto ricordare a tutti cosa sono riusciti a fare questi tre monumenti della nostra nazionale. Partiamo prima di tutto da Gianluigi Buffon. Buffon, che è il giocatore ad aver fatto più presenze in tutta la storia della nostra nazionale, con ben 175 partite complessive. Con la Juve ha vinto ben 8 campionati in totale e soprattutto è stato il portiere titolare, come vi avevo già detto, del Mondiale 2006, occasione nella quale è stato premiato anche come il miglior portiere di tutta la competizione. Il portiere più presente nella storia della Serie A con ben 627 partite, che almeno alla fine di questa stagione saranno destinate ad aumentare, e soprattutto l'unico portiere e l'unico italiano ad aver partecipato a ben 5 mondiali consecutivi insieme a Matthäus e Carvajal, non Carvajal ma Carvajal. Questo sarebbe potuto essere addirittura il suo sesto mondiale consecutivo, una cosa incredibile se ci pensiamo, visto che si giocano ogni 4 anni. Purtroppo però alla fine questa eliminazione lo costringe a rimanere fermo a quota 5 mondiali, che sono comunque tanti, però questo mondiale sarebbe potuto essere il mondiale del record. E questo non fa altro che aumentare il rammarico, ma nonostante questo, nonostante questo finale deludente, non si può non ammettere che l'esperienza di Buffon con la propria squadra di club, ma soprattutto con la nazionale, è stata semplicemente fantastica. Un'esperienza che difficilmente vedremo negli anni a seguire, e dobbiamo essere, almeno quelli della mia generazione o comunque tutti lì, orgogliosi di averlo visto difendere la porta dei nostri azzurri. Adesso voglio passare ad Andrea Barzagli, anche lui difensore ormai sui 37-38 anni, che ha dato quindi l'addio alla maglia azzurra. Barzagli che, come ben sapete, ha innalzato la sua carriera specialmente negli ultimi 6 anni, con la quale ha vinto tutto con la maglia della Juve. Anche però negli anni precedenti era stato sempre convocato in nazionale, da Lippi prima e Donadoni poi, e poi successivamente degli altri allenatori. E questo comunque ci fa capire che le sue qualità tecniche sono sempre state molto positive, anche se prima leggermente inferiori rispetto a quelle che sono viste nel 2011-2012, gli anni diciamo d'oro della sua carriera. È riuscito a collezionare 73 presenze complessive, facendo anche lui parte comunque del Mondiale del 2006, non essendo tra i protagonisti della squadra, quello diciamolo chiaramente, però anche lui è riuscito a trovare il suo spazio e quindi si può dire che anche lui ha dato una mano per la vittoria di questo titolo. Francamente mi dispiace che abbia deciso di ritirarsi, però per quello che ho visto in campo
ci sta anche perché fisicamente un giocatore, qualsiasi ruolo giochi, prima o poi sei costretto ad arrendersi, se così si può dire. Lo hanno fatto i vari Pirlo, i vari Totti e tantissimi altri giocatori che adesso non mi sto qua ad elencare. Barzagli nelle ultime partite mi è sembrato veramente troppo affaticato e troppo stanco rispetto ai suoi normali standard, quindi secondo me ha mostrato un bel atto di intelligenza lasciando spazio ai più giovani quali Rugani, Caldara, Romagnoli eccetera eccetera, diciamo la giovine Italia che ancora dovrà venire fuori. Quindi io lo ringrazio per le belle cose che ha fatto con la nostra nazionale e lo considero, nonostante la sua appartenenza bianconera, come uno dei migliori difensori italiani che l'Italia ha avuto negli ultimi 15 anni. E in ultimo non potevo non parlare del nostro Danielino De Rossi, capitan futuro, che quest'anno è diventato anche con la nostra maglia capitan presente. Prima di tutto parliamo un po' dei numeri. Pensate addirittura che De Rossi è il centrocampista ad aver segnato più gol in tutta la storia della nazionale, con ben 21 marcature. Con 117 presenze è diventato qualche giornata fa il quinto miglior giocatore ad aver fatto appunto più partite con la maglia della nazionale, mentre invece se consideriamo solo i romanisti è il primo in assoluto. Se pensiamo poi a quello che ha fatto con la maglia della Roma, ha fatto ben 568 presenze in più di 18 anni di carriera. È rimasto sempre con la Roma, è diventato anche lui una bandiera indissolubile nonostante sia da alcuni meno amato rispetto al ovviamente ex capitano Francesco Totti. Francamente c'è poco da dire, De Rossi è stato un campione, è tuttora un campione, non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista carismatico. Dopo il gesto di ieri sera nella quale ha criticato, diciamo, la scelta di Ventura di farlo riscaldare, alcuni lo hanno criticato e altri invece lo hanno osannato, e io francamente sono dalla parte di quelli che lo osannano, ma non perché è un dio, non perché è la Roma, ma perché ha dimostrato veramente di tenerci alla maglia della nazionale, cosa per me importantissima. Certo, ribellarsi alle scelte dell'allenatore non sempre è una cosa giusta, però in questo caso secondo me era giustissimo dire che in quel momento serviva più un attaccante piuttosto che un centrocampista di contenimento, e lui in quel momento ha dimostrato tutto l'amore e tutto il senso di appartenenza per la propria nazione e in questo caso ovviamente per la propria nazionale. Perciò anche a lui voglio fare veramente tanti complimenti e tanti applausi per la straordinaria cavalcata che ha fatto ovviamente con la Roma, che sta ancora facendo, ma che ha fatto finora con la nazionale italiana. Cavalcata che ha vissuto alti e bassi, con alcuni gol bellissimi come il rigore contro la Francia oppure gli europei del 2008, altri episodi poco esaltanti come l'espulsione contro gli Stati Uniti proprio nel mondiale del 2006 che gli costò 4 giornate di squalifica, però nel complesso la sua esperienza e la sua carriera sia con la Roma che con la nazionale si possono considerare d'applausi. Quindi veramente complimenti Danielino, grazie di tutto quello che hai fatto con la nazionale. Poi tra 2 anni farò ovviamente un video speciale quando dirà l'addio ufficialmente anche alla maglia giallorossa, però in questo momento ci tengo a fare gli applausi soprattutto per quello che ha fatto con la nostra nazionale. Bene ragazzi, questo piccolo, diciamo, tributo per l'addio di queste 3 bandiere della nazionale è finito. Spero che vi sia piaciuto, era una cosa molto semplice, senza troppi montaggi, senza video poetici o cose del genere, era soltanto il mio video per ringraziarli di quello che hanno fatto con la nostra maglia azzurra. Ho detto troppe volte nazionale, quindi mi conviene dire azzurra perché sennò divento troppo ripetitivo. Ci vediamo più tardi per un ultimo video speciale nella quale vi farò vedere quali sono stati per me i gol più belli che ha segnato Danielino De Rossi con la maglia dell'Italia, e da domani in poi entreremo ufficialmente in clima derby con alcuni video speciali su giocatori che hanno fatto la storia di questa sfida e le solite curiosità nella quale vi racconterò cose veramente particolari. Un saluto e sempre forza Roma e forza Italia ovviamente. Ciao ragazzi!